progetto tecnologico Interni e Design, di cui CNA è partner e membro del comitato gestore, collabora con SEATEC 2017 nell'organizzazione dell'evento Abitare il Mare, dedicato all'arredo nautico e al design per la nautica, riservando alle proprie aziende aderenti una interessante proposta. L'adesione al distretto permette di esporre ad una tariffa scontata del 50% rispetto al prezzo espositivo e partecipare agli incontri con altre aziende e con centri di ricerca organizzati all'interno dell'evento. Gli incontri saranno organizzati prima dell'evento e le aziende espositrici potranno esprimere preferenze di incontro con oltre 70 operatori, tra buyer, cantieri, architetti e comandanti, oltre ad una decina di università coinvolte. SEATEC è oggi l'unica rassegna internazionale totalmente dedicata al comparto tecnologie, subfornitura e design per imbarcazioni, yacht e navi in Italia. È un appuntamento imperdibile per tutti gli operatori professionali del settore per scoprire quanto di meglio l'industria ha da offrire. Si svolgerà nel complesso fieristico di Marina di Carrara nei giorni 29 e 31 marzo e, come anticipato, dedicherà una particolare attenzione al tema dell'arredo nautico di design, andando ad ampliare il progetto Abitare il Mare, che già da alcuni anni viene sviluppato con successo all'interno della manifestazione attraverso l'organizzazione di eventi, concorsi, convegni, aziende e stampa specializzata sul tema del design per la nautica. Quest'anno l'evento Abitare il Mare si amplierà con un'area espositiva. Quest'area è patrocinata da ADI, Associazione per il Disegno Industriale, e organizzerà una serie di iniziative, tra cui un premio dedicato al miglior prodotto di design. Il premio consisterà nell'inserimento gratuito nell'ADI Design Index e alla contestuale conseguente candidatura al premio Il Compasso d'Oro, che risulta ad oggi il più antico, ma soprattutto il più autorevole premio mondiale di design. Per maggiori informazioni potete contattare CNA al numero 0577 26 05 27 o scrivere a marketing.com@cnasiena.it. È uscito il numero di gennaio della newsletter mensile dedicata alle scadenze fiscali e alle novità amministrative. La newsletter, predisposta dai consulenti di CNA, è inviata a tutti i clienti della consulenza fiscale. I principali argomenti trattati questo mese sono la fatturazione elettronica, il credito di imposta, il diritto camerale, il bonus scuola, le verifiche contabili d'inizio anno, il nuovo modello per l'invio telematico delle lettere di intento, le regole per il corretto utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti fiscali, il nuovo limite per i rimborsi, IVA senza garanzia e infine le principali scadenze dal 16 febbraio al 15 marzo 2016. Il comune di Piancastagnaio intende effettuare un'indagine di mercato finalizzata alla creazione di una platea di operatori economici dove individuare le aziende da invitare alla procedura negoziata per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'area attrezzata del Parco Buca di Rocco, frazione Trecase. Con questo avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. L'amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà a indire la gara utilizzando la piattaforma telematica di negoziazione della Regione Toscana START, il sistema telematico acquisti regionale della Toscana. La domanda di iscrizione scade alle ore 23:59 del giorno 3 febbraio 2017. Per maggiori informazioni potete contattare CNA al numero 0577 26 05 27 o scrivere a marketing.com@cnasiena.it. Dal 4 al 9 aprile 2017 parte l'evento CNA Milano Design Week. Dopo l'esperienza dell'anno scorso, torna la collettiva di aziende CNA durante il Fuori Salone di Milano. La location sarà all'interno della Tortona Design Week, negli storici spazi dell'ex Ansaldo, una delle aree più vivaci di Milano. Focus del progetto quest'anno è la manifattura 4.0, la quarta rivoluzione industriale che costituisce la grande sfida dei prossimi anni. L'obiettivo di CNA è proprio quello di accompagnare le aziende manifatturiere verso questo percorso innovativo, partendo dall'esposizione al Fuorisalone. L'evento ospiterà anche un'area di incontri B2B e un'area con percorsi di formazione aziendale che permettano alle piccole imprese di crescere e innovarsi. La scadenza per partecipare all'evento è il 27 gennaio. Per maggiori informazioni potete contattare CNA al numero 0577 26 05 27 o scrivere a marketing.com@cnasiena.it.
L'agenzia formativa Eurobic Toscana Sud, insieme alla CNA e ad altre associazioni, organizza un percorso formativo gratuito dal titolo La mia impresa in Terre di Siena, percorso di formazione e di accompagnamento all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità dei giovani. La finalità del progetto, della durata di 80 ore, è quella di mettere in condizione i giovani aspiranti imprenditori di definire, concretizzare e realizzare la propria idea imprenditoriale. Il percorso si basa sulla creazione di un sistema di costante interazione e scambio di feedback con professionisti di alto livello e organizzazioni presenti sul territorio. Il percorso prevede una formazione sul business plan, orientamento e consulenza individuale sulla base delle singole idee e dei progetti che il corsista ha l'ambizione di realizzare, consulenza personalizzata per l'accompagnamento alla costituzione dell'impresa e 14 ore in aula durante le quali saranno illustrate casi di studio e testimonianze imprenditoriali. Per informazioni, contattare CNA al numero 0577 26 05 27. Il termine delle iscrizioni è fissato per il 31 gennaio 2017. CNA Siena chiede con forza che vengano cambiati i regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti e da oltre 2 anni chiede che non vengano tassate le aree delle imprese che producono rifiuti speciali smaltiti con altro gestore per evitare una doppia imposizione. CNA Siena ha proposto 4 azioni concrete alle amministrazioni locali per rilanciare l'economia. Il primo punto è proprio l'abbattimento della Tari, l'imposta sui rifiuti, che la CNA fin dal 2014, anno dell'esplosione delle bollette, contesta in modo forte e dettagliato. La protesta degli artigiani è arrivata fino al Ministero delle Finanze, che il 9 dicembre 2014 si è espresso in modo molto chiaro, dichiarando in sintesi che non devono essere tassate le aree che producono rifiuti speciali. Come se non bastasse, la Cassazione ha messo la parola fine all'annosa questione che impediva alle imprese il riconoscimento di un diritto spettante in materia di tassazione sui rifiuti. La Corte ha infatti confermato un principio fondamentale: non possono essere assoggettate alla tassa sui rifiuti i locali destinati alla produzione in cui si formano rifiuti speciali e non rifiuti urbani.